like the perfect summer sunset. Non sai mai quando ti capiterà qualcosa di memorabile. È una citazione della mia filosofa preferita, la stimata Ricky Lee Jones. Chi è Ricky Lee? Una cantautrice dei miei tempi, diciamo. Ma aveva ragione. Bisogna stare allerta, altrimenti la tua vita ti sfuggirà di mano. Proprio come questo paesaggio, che è 100 volte più interessante del tuo telefono. Ma come hai potuto? Mettilo via, tesoro. Ma ti rendi conto? Non potrò utilizzare internet per tutta l'estate. Perché non pensi alle meravigliose avventure che vivrai? È proprio quello che cerco di non fare. Oh, Edison. Non piangerai mica. Io? Ho capito, lo farai. Già. Ricordati che oggi inizio il mio programma di tirocinio. Se ne avessi bisogno puoi sempre contattarmi, lo sai? Lo so, mamma. Chissà se qui usano il codice Morse. Divertente. Mamma. Sì? Va tutto bene? Sì. Sì, ma certo, tesoro, sto bene. È solo che non posso fare a meno di pensare a quante cose hai perso da quando tuo padre... Mamma. Tu sei stata favolosa, anche come padre. Vieni qui. Mi mancherai davvero molto. Bene, vediamo cosa ho qui. Dunque, ti ho già iscritta a canottaggio, equitazione, tiro con l'arco, escursionismo. Solo questo? Sì. Edison, bungalow 12. Signora Sallyway, l'amministrazione mi chiede se salda la quota ora o alla fine del campeggio. Salderò alla fine. Abbiamo dilazionato l'importo da pagare. Benissimo. Edison, se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure. Magari una cavalcata verso la civiltà. Bella questa. Ti segno come attrice. Bene. Un'ultima cosa. No, sul serio. Sì, qui non hai il computer e dovrai scrivere le tue impressioni in qualche modo. Benvenuti, campeggiatori. Vi aspettiamo al punto di ritrovo per delle rapide istruzioni sulla sicurezza. Credo che riguardi anche me. Vedrai che passerai un'estate meravigliosa e piena di avventure. A patto che sopravviva. Ti voglio bene. E scrivimi. Pagare, pagare. Una pizza media gratis se ne ordini una grande. Questa mi piace. È proprio vero. Non si finisce mai di studiare. Ci credo. Alla mia età devo ancora fare i compiti. Thank you.
Scusi, signora, mi dispiace. Sono appena arrivata e già mi chiamano signora. Avete tutti uno stage assegnato, giusto? Sì. Bene, questi sono i tirocini più importanti dell'anno, quindi vi consiglio di impegnarvi molto. Scusate il ritardo. Guarda chi c'è. Che è successo? Un'altra emergenza speleologica? No, non credo che quei ragazzi rivedranno più una caverna. Ne è sempre una, Maya. 2 settimane fa eri rimasta impigliata a una parete. Non ridere. Sono rimasta a testa in giù per 2 ore. E oggi? Traffico. Dicevamo... Già. Questi tirocini costituiranno metà della vostra valutazione. Andate all'ufficio del personale per l'accettazione. No firma, niente tirocinio. No tirocinio, niente crediti. Beh, capite da soli che si finisce sulla strada dei sogni infranti. Kids Meet Group? Cosa? Sul serio, Maya? Già, perché lei? Come? Perché? Cos'ho che non va? Sai almeno cos'è la Kids Meet? No. È la società che ha inventato Talker. Oh, Talker, sì, la famosa social app che usate tutti, certo, come no? Eleanor? Sì? Ecco, forse uno di loro sarebbe più adatto. Il tirocinio serve a scoprire le vostre capacità e tu lo farai alla Kidsmith, salvo imprevisti. Lei non ha idea di cosa la aspetta, sarà sotto tensione lì. Potrebbe avere un attacco di cuore o un malore. A una certa età... Ho 35 anni, non 90, e sono in perfetta salute. È un ambiente altamente tecnologico e tu non lo sei affatto. Senza offesa. Figurati. E inoltre sono tutti giovani, svegli, in gamba. Senza offesa. Non si direbbe. Chloe, ti prego. Alla Kidsmith sono molto esigenti con gli stagisti. Sì, ma se gli piace sei assunta, hai svoltato. Non dico te, ma qualcuno più adatto. Sempre senza offesa. Sicura che non volevi offendermi? Nessuna domanda? Bene, si comincia allora. Fantastico! Quindi tu conosci la Kidsmith? Beh, no, ma tu hai detto che è fantastico e io seguo il tuo entusiasmo. Il mio è più terrore che entusiasmo, ma forse riesco a mascherarlo. Ah, guarda che sito web. Clicca sulla foto. Santo cielo! Già, hai visto? Sono tutti così giovani. Come faccio a inserirmi lì dentro? Potresti rubare qualche vestito a tua figlia. Sì, bella idea. No, anzi, sai, secondo me ti troverai alla perfezione una volta entrata. Tu devi soltanto crederci. Sai che c'è? È come se non lavorassi più, non so da quanto. Insomma, a parte con te, anche se qui è più una passeggiata tra abiti per arrampicata e sushi da ordinare. Ok, credo che basti così. Grazie. Senti, tu hai raggiunto la vetta del Whitney solo con una buona corda e spirito positivo. È vero, l'ho raggiunta. Esatto. Non ti manca niente. Farai anche questo, ok? Da alpinista a contabile. Buongiorno. Per il tirocinio a chi posso rivolgermi? Se le serve una stagista deve chiedere all'ufficio risorse umane. Sono io la stagista. Sa qual è la cosa bella? Il fatto che lavoro qui da 5 minuti e ho già un livello più alto del suo. Bene. Mi segua. Ma qui non parla nessuno? Qui c'è la caffetteria. È tutto biologico, artigianale, senza glutine, solo cibi paleo. Così non si ingrassa. Simpatica. Attenda qui, la chiameranno per l'orientamento. E alla fine abbiamo deciso di pensarci ancora un po'. Ciao, io sono Maya. Ciao, sono Josh, web dev AI. Ciao, Ricky, UIUX. Io sono Kyla, mi occupo di marketing. Bella camicia. Oh, beh, grazie. Tranquilli, ho capito tutto quello che avete detto. Oh, io sono contabile, stagista. Questo posto è Tosb, eh? Tosb? Sì, è un posto
totalmente da sballo. Dipende cosa intendi. Ciao a tutti, io sono Polly e mi occupo dell'orientamento. Per prima cosa voglio dirvi quanto siete fortunati a trovarvi qui. Alcuni di voi si alterneranno in vari uffici e altri saranno fissi. Potrete lavorare con project manager, fare latte macchiati, prenotare cene. Maya Salloway, tu sei in amministrazione con Colin, il nostro direttore. Dicono che sia uno tosto. È un maniaco della precisione. Al primo piano, sulle porte a vetro, c'è uno scanner retinico. Josh Moss? Sì. Social media. Kayla Nelson, marketing. Bene, buon lavoro. Forse è meglio con il sinistro. No, non va. Non riesco. Più vicina. Ok, ma come... Ora indietro. No, un po' più vicina. Niente, non funziona. Forse perché legge solo i badge. Quindi mi hai preso in giro? Sì, direi di sì. Lo scanner retinico è più in là. L'avevo preso per un termostato. Beh, capita anche ai migliori. Non è mai successo, vero? No. Entriamo. Quindi sei nuova qui? Sì, stagista per il direttore finanziario. Si direbbe. Lo so, sono un po' matura, però tu sei anche più vecchio di me, se non sbaglio. Lo dico perché sembri più professionale delle altre stagiste. Grazie. Dicono che questo direttore sia un vero maniaco della precisione. Davvero? Perché io so che è molto bravo ad aprire le porte. Non sarai il direttore finanziario? Sì, in persona. Dopo di te. Prego. Grazie. Mi chiamo Maya Salloway. Io sono Colin Fitzgerald. È un vero piacere conoscerti, anche se in modo un po' inusuale. Sono d'accordo. Prego. Dunque, quello che vorrei dire, se potessi ricominciare da capo, è che vi sono grata per questa opportunità e credo che sarà molto divertente. Dipende dal concetto di divertente. Qui ci occupiamo di saldi bancari, registri contabili, stipendi, tutte cose alquanto noiose. Oh, la noia non mi preoccupa e nella contabilità non temo rivali. Chi sei, Mary Poppins in incognito? Beh, considerando l'età media dei vostri impiegati, potrebbe esservi utile. Ehi, guarda cosa ho qui. Questo è arrivato in aereo da un resort esclusivo della Thailandia, mi spiego? Caffè nero avorio. La particolarità dell'aroma è dovuta ai chicchi che sono stati digeriti e naturalmente raffinati da elefanti thailandesi. Caffè di sterco di elefante. Se vogliamo definirlo così. Com'è? Questa roba è imbevibile. Scusate. Lui è il nostro fornitore di caffè, nonché amministratore delegato Will Martin. Lei è Maya Salloway, la mia nuova stagista. Salve. Stagista? Sul serio? Come mai? Crediti formativi. Ancora all'università? Sì, ma non da 16 anni. Mi sono presa una pausa. Oh, capisco. Forte. Realizzi il tuo sogno. Giusto. Insomma, prendimi per esempio. Ho lasciato a metà 3 corsi di laurea e ora ho 5 lauree ad onore. Oh, a me ne interessa solo una di quelle vere. Non pensavo assolutamente quello che ho detto. Mai scusarsi per eccesso di sincerità. Sei davvero divertente, ma qui qualcuno deve lavorare, quindi... Per evitare che si annoi, mostro a Maya un po' di cose. Oh, prego. Sicuro che posso? Chiedo scusa, ma non vorrei, ecco. Non so se... Insomma, sono appena arrivata. Dopo circa 2 anni di colloqui abbiamo trovato il nostro primo finanziatore. Le cose hanno iniziato a decollare.
Abbiamo costruito la Kidsmith in 9 mesi. È costato una fortuna, ma crescevamo in fretta. Era un passo obbligato. Questo posto è straordinario? Sì, è piuttosto appariscente. Attenzione ai gradini, non c'è da fidarsi. Prego. Come fate ad avere il tempo per fare questo tour con ogni stagista? Oh, non lo faccio con tutti, soltanto con quelli che sanno apprezzare. Sai, Maya, anche se non ti conosco, mi sembri piuttosto ricettiva. Che vuoi dire? Hai un approccio differente, per via della tua esperienza. E cioè la mia età? Beh, non ho il diritto di chiedertelo e non mi interessa. D'accordo. Allora, che ne pensi? Lo trovo un fantastico spazio vuoto. È la parte che preferisco. E perché? Perché ha del potenziale. Vedi, è questa la chiave, Maya. Vedere il valore delle cose prima di chiunque altro. E cosa ci vedi? Anatre. Sì, ci vorrei un laghetto per le anatre dove chiunque possa venire a sedersi e riflettere. Carine le anatre. Sì, lo sono. Siamo in sintonia. Bene. Forse è meglio tornare. Andiamo. Bene, grazie ancora per il tour. Solo che ora potrei sapere dove si trova l'ufficio di Colin. Immagino di dover rientrare. Oh, certo. L'ufficio di Colin è in fondo al corridoio. E questa è la tua postazione, Maya. Oh. Wow. Tu sei Will Martin? Sì, sono io. Che si dice, ragazzi? Stavamo parlando del Pitch Fest. Cosa sarebbe? Oh, è una piccola gara che facciamo ogni anno. Tutti quanti sono singolarmente invitati a partecipare. La migliore app vince. È una grande occasione. Davvero importante. Se vinci, ti sistemi per la vita. Scusate, devo rispondere, ma non vedo l'ora di sentire tutte le vostre proposte. Soprattutto le tue, Maya. Temo di essere fuori luogo. Quindi non solo ho insultato il direttore finanziario, ma sono riuscita anche a screditare le lauree ad onorem dell'amministratore delegato e dovrei anche essermi inimicata a tutti gli altri stagisti. Bene, tutto nel primo giorno. Incredibile, vero? Quantomeno Will è stato carino. Will? Cioè, intendi Will Martin? Sì, il giovane capo. È molto più simpatico di quanto mi aspettassi. Che c'è? Ti sei infatuata. Niente affatto. Sì, quando diventi così formale e scandisci le parole, c'è qualcosa che bolle in pentola, mia cara. Ignoro di che cosa tu stia parlando. Sì, certo. Ah. Ok, bene. Allora cosa ha fatto Will di particolarmente carino? Lui mi ha portata in giro a vedere il campus della Kidsmith e i suoi posti preferiti. Voi due da soli? Già. Devo spiegarti ogni cosa? No, grazie, non c'è bisogno. Ti ricordo che sono nata, cresciuta, ho iniziato l'università, l'ho abbandonata, ho conosciuto Nate, l'ho sposato, tutto. Beh, da sola. Ma forse ora è tempo di rimettere i piedi lì fuori. Cosa? Chi? Io lì fuori? Oh no, non c'è nulla che mi interessi lì fuori. Io ho ancora i miei studi da finire, una carriera da avviare, una figlia da crescere. Assolutamente non ho tempo per relazioni di nessun tipo. Maya, tesoro, lo so che Nate sarà difficile da uguagliare. È stato un vero eroe a salvare quegli alpinisti, lo sappiamo. Però potrebbe esserci un altro uomo lì fuori, giusto per te, no? Sì, è vero. Sul serio? Quindi vuol dire che rimetterai piede nel mondo? No. È vero che Nate è ineguagliabile. Ancora al lavoro? C'è il barbecue di fuori? Arrivo subito, voglio solo avvantaggiarmi un po' di lavoro. Grazie.
Ve lo dicevo, ma... Avevi ragione. Fanno le cose in grande. Yo, squadra, come butta? Sono sempre più vicini a lanciare Talker 2.0 e tutti in questi giorni non fanno che chiedermi se Talker riuscirà o meno a mantenere la sua supremazia sul mercato. Bene, io sono qui per dirvi sì, noi ce la faremo! Noi ce la faremo! Tra qualche settimana ci sarà il consueto Pitch Fest e ogni singolo impiegato, stagisti inclusi, è invitato a partecipare. Il vincitore avrà un premio di $10,000 e il 20% dei profitti del nuovo prodotto. Quindi avanti con le idee! Allora, pensi di lanciarti nella mischia del Pitch Fest? Come? Oh, no! Non è cosa per me. Nessuno può sapere a chi verrà la prossima idea. Io sono una contabile, quindi a meno che non scopra un nuovo modo di fare matematica, non credo che faccia per me. Chi ha detto che i contabili non possano essere creativi? Quelli del fisco. Ah, giusto. Scusa, devo rispondere. Prego. Sì, due, grazie. Quello è il miglior barbecue che esista. L'ho fatto arrivare dal Texas. Con tanto di maiali, scommetto. Troppo stravagante? Dal punto di vista di una futura contabile, direi dispendioso. È sempre al lavoro, eh? Puoi scommetterci. Non era un complimento, Ricky. Non vedo bene da qui. È così dal primo giorno, dalla visita guidata in esclusiva. Già. Con quell'aria dolce e gli occhi da cerbiatto libero e innocente. Probabilmente è molto più scaltra di quanto sembri. Senti, non te la prendere con me, ma ho dato uno sguardo al tuo curriculum. Sei tu il capo qui? Non sapevo che fossi la moglie di Nate Salloway. Lo conoscevi? Indirettamente, era un grande alpinista. Anche a me piace scalare, abbiamo diverse cose in comune noi due. Potremmo parlarne a cena. Ah, non perdi tempo. Scusa, sì, è un'abitudine del mio cervello. Cosa ne dici? Ceniamo? Sono lusingata, ma no. Perché no? Beh, ecco, intanto sono una stagista della tua azienda. Voi non avete regole su questo tema? L'azienda è mia e decido io. E poi non è un appuntamento. Semplicemente invito una promettente collega a cena. Anche se sono stata appena promossa da stagista a collega, temo sia ancora no. Non è una cosa che ti capita spesso, vero? È una nuova esperienza per me. Una cosa a cui dovrò abituarmi, suppongo. Ti aspettiamo di là. Sì, arrivo subito. Quindi mi porto due panini? Sì. Ciao, ragazzi. Sentite, io credo che vi siate fatti un'idea sbagliata su di me e vorrei chiarire la cosa. Parli di te che ci provi con Will? Sì. Io non ci sto provando con il grande capo. Non intendo intervenire al Pitch Fest e non sono in competizione con voi. Questo era ovvio. Ti ringrazio. Donne contro uomini? Ci puoi giurare. Ok. Ehi, hey Barry, aspetta! Sì, Maya? Ciao, Polly. Senti, io mi trovo nel giardino delle sculture, ma non vedo l'edificio C e devo portare dei documenti a Colin. Alla palestra vai a sinistra e supera il furgone dei succhi. Grazie. Sì, è davvero incredibile. Gli investitori ci stanno col fiato sul collo, che devo dirgli? Prendi tempo come hai fatto con Talker. Quello era prima e comunque eravamo molto più avanti di ora.
I programmatori dicono che ci vorranno altri 6 mesi. Sto facendo più in fretta che posso. Sì, organizzando barbecue e facendo la corte alle stagiste. Senti, serve una versione 2.0 adesso. Oppure la prossima trovata alla Will Martin, è chiaro? Tu non capisci. Non sai cosa vuol dire creare. C'è un processo sotto. Ci vuole tempo e arriva quando arriva. Will, se non consegniamo qualcosa di nuovo come promesso, finiremo per perdere i finanziamenti e tutto questo finirà per crollare. Quindi ora... Maya. Salve. Da quant'è che sei qui? Da poco. Hai sentito qualcosa? Non proprio, no. Un po'. L'ultima parte, forse. Ma non so assolutamente di cosa discutevate, quindi tranquilli, davvero. Ok. Ti prego di non dire a nessuno quello che hai appena sentito, d'accordo? Ma certo, non lo farei mai. Ma sì, è tutto a posto. In fondo, hai firmato un patto di riservatezza al tuo arrivo. Sì, esatto. Anche se il primo giorno ho cercato di attivare un lettore di beige con la mia retina. Comunque ero qui per questi. Arrivederci. Grazie. Credi che parlerà con qualcuno? No, mi fido di lei. Will, lascia stare. Ciao. Ciao. Oh, ciao, Josh. Un po' di relax? Ci provo. È stata una lunga giornata. In effetti hai l'aria di chi ha corso una maratona e l'ha persa. Già, Colin mi ha fatto girare come una trottola per tutto il campus. Sono stata sul tram Kidsmith e poi un'altra volta in città. Mi ci sarebbe voluta una bella app magica per riuscire a fare tutto. Ce ne sono molte in realtà. Il coniglio galoppino trova chi fa le cose per te. Sì, certo, salvo che non faccia tu da galoppino. Quello che intendo io è qualcosa di più di una mappa. Ci vorrebbe un modo per sapere quando aprono i negozi, gli orari di punta, dove parcheggiare, i tragitti a piedi più veloci. Secondo campioni di traffico pedonale? Esatto. Un mix di dati. E il vantaggio? Risparmiare tempo. Insomma, se avessi invertito l'ordine, probabilmente avrei guadagnato un'ora. Intendi oggi? Intendo sempre. Oh, bella idea. Grazie, Josh. Ciao, Colin. La tua pennetta USB, sì, certo, ma no, non credo di averla io. Controllo, certo. Aspetta, sì, l'ho trovata. Sì, scusami, devo averla messa in borsa quando ho preso le mie cose per uscire. Se mi mandi il tuo indirizzo, te la porto a casa subito. Ok, tra poco. Ciao, ci vediamo. Divertiti. Oh, mi dispiace tantissimo. Non mi ero accorta di averla messa in borsa. Dovrebbero farle un po' più grandi. Sì, lo farò presente. Comunque te l'avrei portata a casa. L'hai fatto? Io vivo qui. Tu vivi su una barca? Sì, è laggiù in fondo. Anzi, ti dispiacerebbe accompagnarmi? Vorrei controllare una cosa sul mio portatile. D'accordo. Andiamo. Grazie per avermela portata. Ho parecchio lavoro da sbrigare entro stasera. Ti aspetta una serata piacevole? Direi di no. Ma è la vita del direttore finanziario. Tu che fai nel tempo libero? Sto insieme a mia figlia. O studio, o leggo, finché non mi addormento. Sai, non ti avrei mai messo nella categoria dei tipi che vivono in barca. Oh, e in quale mi avresti messo? Probabilmente in quella dei tipi ordinari. Quindi è così che mi vedi? Eccoci qui. Tu hai una Jefferson. Sei un'esperta di barche a vela? Il mio defunto marito, ma è una vecchia storia. Mi dispiace.
Figurati, adorava le barche. Da quanto tempo ce l'hai? Da quando è nata la Kidsmith. È stata la prima cosa che ho comprato grazie a Tolker. E la sto restaurando da allora. Hai fatto un lavoro incredibile. Andavi in barca da piccolo? No, affatto. Ero confinato nel Midwest. Mia madre era da sola e mi ha contagiato con la lettura. Mi comprava i romanzi del capitano Rassi Hornblower. E così, dopo averli letti tutti, il mio sogno era salpare su una barca a vela. E l'hai fatto? Non ancora. Non ho trovato il tempo, la persona giusta. Anche se credevo di sì una volta. Ma non lo era. Beh, mai dire mai. È una bellissima barca, ti darà molte soddisfazioni. Io dovrei andare. Certo, ti ho trattenuto fin troppo. Vuoi scherzare? Grazie, grazie ancora. Grazie a te. Non capita spesso di salire su una barca così. Questa sia la prima e anche l'ultima volta che vado in campeggio. Le formiche qui sono giganti. Ho trovato una lucertola nel mio letto e le rane mi tengono sveglia tutte le notti. Non vedo l'ora di tornare a casa e accumulare altri ricordi. Questi voglio dimenticarli. La tua amata e tristissima figlia Edison. Certo, a condizione che onori le tue promesse e ti concentri sul tuo lavoro. Dopo la partita. Il campo da tennis non era di là. Sì, lo so, ma devo fare una sosta prima. Non ci vorrà molto. Per fortuna questo tirocinio dura solo 6 settimane, perché altrimenti finirei in bancarotta. Se vuoi, posso farti un prestito o darti un anticipo. Chiamalo come preferisci. Mi paghi già troppo per un lavoro part-time, ma ti ringrazio per l'offerta. Beh, sì, in fondo non puoi mai sapere quando il principe azzurro barcherà la porta e verrà a salvarti. Preferirei più una cosa tipo un genio o una fata madrina. Buongiorno, signore. Perché siamo qui? Come potete vedere, il mio amico e io stiamo andando a fare una partita di tennis. Ma ci siamo accorti di non avere neanche una pallina a disposizione. No, non è vero. Ne abbiamo un bagagliaio pieno. Bene, perché qui non le vendiamo. Ma forse ai signori interessano delle imbracature per arrampicata o dei moschettoni. Sono in offerta speciale. Sono certo che il mio amico sia interessato. No, bene. Prego, ciao. Da questa parte. Ciao, scusi. Ascolta, volevo soltanto porgerti le mie scuse per averti messa in imbarazzo l'altro giorno al lavoro chiedendoti di uscire. Grazie molte. E questo non ti imbarazza? No, perché qui siamo tra amici e infatti sento che dovrei farmi avanti e provarci un'altra volta. Perché proprio io? Il mio è un presentimento. Tu sei cristallina. Maya, coraggio! Esci dal tuo spazio protetto. Ma forse a lei piace il suo spazio. Da che parte sta lei? Cosa ne dici allora? Possiamo fare quello che vuoi. Cenare insieme, fare un'escursione, o un'arrampicata, o andare in kayak, o fare paddleboard. Arrampicata. Facciamo un'arrampicata, niente di ufficiale, solo come due buoni amici a cui piace arrampicarsi. E lo fanno insieme. Per me va bene. Domani? Domani è perfetto. Si esce allora? Cioè, non si esce? Un presentimento, eh? Ha funzionato, no? Allora, ancora non credi al principe azzurro? Ta-da! Sì!
Sei pronta? Prontissima. Non ti senti intimidita dal fatto di arrampicarti con il tuo capo, vero? Perché dovrei? Bene. Per professione. Sei un talento. Sei arrivata? Sì, ci sono. Allora, è troppo? No, è perfetto! Ci vogliono settimane per scalare l'Everest. No, si arrivi in elicottero al secondo campo base. Ma questo è barare. Sei spietata, ma mi piace. Prima mi umili nella scalata e poi quando cerco di impressionarti insinuando che ho scalato l'Everest, tu non mi degni di un briciolo però di attenzione. Sono molto impressionata da quello che hai appena fatto. Bene, sono contento di aver fatto dei progressi. Sei sempre così testardo. Soltanto se ne vale la pena. Che vista, eh? Meglio godersela finché si può. Perché? Per via del riscaldamento globale? No. Gli imprenditori qui trasformeranno tutto in condomini e campi da golf. La cosa non mi stupisce. Sì, ma è un grandissimo errore. A volte non si può fermare il progresso. Ma si può lottare. Io sono volontaria in un gruppo di tutela e cerchiamo di opporci alle edificazioni. E a volte i buoni vincono. Se tu sei con loro, direi che le chance sono alte. Maya, vieni a vedere. Josh sta lavorando a una nuova app ed è davvero carina. Oh, quest'app mi piace. Cos'è? Bisogna prendere le piglie nel labirinto prima che il pinguino vada in fiamme. Io adoro i pinguini. Beh, allora fai una cosa, provala. Ok. Dunque. È normale che i pinguini prendano fuoco così in fretta? Sì, ma a parte questo, l'interfaccia utente è perfetta. Ok. Bene, io sono l'utente e mi sto interfacciando personalmente. Non ci riesco. Maya, tu che ne pensi? È fantastica. Sì, perché? Non ne sono sicura, ma come dire... Oh, un altro pinguino bruciato. Permetti? Sì, funziona, ma va perfezionata. Devi aumentare il livello di gradimento. D'accordo. Visto, gli è piaciuta. Devo andare. Bene, sì, molto. Grazie. Aspetta, ascolta. Non era mia intenzione denigrare altri stagisti né il loro lavoro. No, hai fatto certo. Perché vedi, il ragazzo può essere entusiasta quanto vuole, ma buttare solo giù un'idea non basta. Sì, ma sei stato un po' duro. No, assolutamente no, credimi. Gli servirà da lezione se vuole sopravvivere in questo mondo. È così che funziona. Bene, ragazzi, continuate a muovervi. Chi non suda non lavora. Mantenete sempre il contatto visivo quando vi passate la palla. Bene così.
Ok, venite qui. Ora che siamo più sciolti, che ne dite di darci dentro? La sola regola per questa attività è iniziare ogni domanda con se ci fosse... Io avrei un'idea per un'app. Basta che non preveda pinguini. No. Se ci fosse una sorta di agenda Josh, online... Non vorrei far scoppiare la tua bolla, ma a meno che non abbia poteri magici, sono più che certo che ne siamo pieni dal 2007. No, nessun potere magico. Nient'altro, Josh? Ti ascoltiamo. Avrei anche un'altra idea a cui sto lavorando da un po', ma è tutta da sviluppare. Anche un accenno mi va bene. Se ci fosse un'app in grado di gestire in modo efficiente le commissioni in città... Josh, ce ne sono migliaia. Questa userebbe il GPS, ovviamente, ma aggregherebbe anche mappe del vicinato, recensioni sui vari luoghi, parcheggi disponibili, campioni di traffico pedonale in tempo reale, pianificherebbe i vari spostamenti e li metterebbe nell'ordine migliore. Sean, secondo te è fattibile? Sì. Servono un paio di codici di revisione e ci vorrà un po' di tempo per l'algoritmo che collega le mappe. Quali sono i benefici? E qual è il target? Aiuterebbe a guadagnare ore di tempo e sarebbe utile per mamme, neogenitori, in caso di shopping. Niente male, è una bella idea. Voglio che ne parli con i programmatori. Sarai il project manager a partire da lunedì prossimo. È grandioso. Visto? È così che funziona qui. Ottimo lavoro! Wow, bravo Josh! Wow, hai bene, ora riprendiamo! Vuoi fare carriera, eh? Complimenti, bravo! Sì, bravo! Forse mi sbaglio, ma mi chiedo come fa un ragazzo di 20 anni che viene da Seattle, che non ha mai alzato un dito in vita sua, a fare questa app per aiutare madri sole in difficoltà con le loro faccende? Televisione? Internet? Doti immaginative? L'immaginazione di Josh si limitava ad app per trovare locali alla moda, per single e per trovare locali alla moda per single. Ho afferrato il concetto. E io ti ho osservata mentre parlava. Josh, puoi venire qui un secondo? Eccomi. Ah, una gran bella proposta. Beh, è da un po' che ci rifletto. Non volevi aggiungere altro? No. Ecco, è tutto qui. Maya? Sì, io vorrei aggiungere una piccola cosa. Josh, ci sono rimasta male. Perché avrei voluto tanto esserci arrivata prima io. Cosa? Davvero? È una gran bella idea. Beh, ne stavamo parlando l'altro giorno. Ho detto bella idea. D'accordo, grazie. C'è altro? Sei stata carina con lui. Spero che gli serva da lezione. Non capisco di cosa parli. Siete entrambi dei pessimi attori. E allora perché ci è costretto? Perché un bravo leader dovrebbe capire per quale idea darsi da fare e per quale persona sia più giusto farlo. Io credo che tu sia bravo in questo. Non stavo parlando di me. Beh, ti ringrazio. Sul serio, ma non sono che una stagista. Non è vero. Fai male a sottovalutarti. E poi io... Ciao, Maya. Ho ricevuto il mio messaggio? Tutto confermato per domani? Sì, sì, certo. Sempre come un non appuntamento. Sì, ovviamente. E qualsiasi cosa tu voglia fare per me... fa sempre bene. Allora... Colin? Ciao. Non stiamo uscendo. Sì, ma certo. Nessun problema. Allora? Che c'è? Sei circa a metà del cammino. Come ti sembra questo tirocinio? È praticamente uguale a quei reality in cui le persone sono disposte a tutto pur di vincere. Non sono mai stata in un ambiente così competitivo. Sì, ma stai resistendo. Sì, grazie al caffè. Alle scarpe comode e ancora caffè. Ci sono tante cose da capire. Solo che io... non sono sicura di essere adatta. Maya,
Questi tirocini servono a colmare le vostre debolezze, non ad agevolarvi. E io so che tu hai affrontato cose molto più dure di questa. Sì, certo, non ti sto parlando come insegnante o in qualità di tutor, ma come amica. Adoro i fiori di campo, come lo sapevi? Non lo sapevo e non sono miei. Ah, perfetto. Chi è il mio concorrente? Non c'è nessun concorrente. Sono di Colin, roba di lavoro. Che c'è, ti chiede scusa per gli straordinari? Sì, più o meno. Perché? Beh, lui ha la fama di essere molto tosto con i suoi stagisti. Ah. Prendo la mia borsa. Certo. Arrivo. Forse avrei dovuto informarmi sull'abbigliamento. Credevo di averti detto casual. Sì, ma io pensavo per una colazione. Sicuro di voler restare? Direi di sì, vista la causa. Grazie, sei davvero carino. Sì, ma un giorno vorrei vedere cos'è per te un vero appuntamento. Ciao. Ciao, Maya. Ti aspettavamo. Tieni. Perfetto, grazie mille. Cosa che non va? No, alla grande! Che sollievo! Credevo che non poteste usare i cellulari al campeggio. Infatti non si può. Qui funziona soltanto il telefono a gettoni. Un po' retro. Hai fatto qualche altra emozionante scoperta? Che adoro i cavalli e sono piuttosto brava a cavalcare. Oh, la mia piccola Calamity Jane! Chi? Cercherai sul tuo telefono quando lo riavrai. Ehi, come sta, Chantal? E come sta andando il tuo tirocinio? Bene. E benino. Ma mi manchi tanto. Anche tu, mamma. Hai ricevuto le mie cartoline? Ignora le prime due, capito? Attenzione, ragazzi! Oh, mamma, devo andare. Mi stanno chiamando per il tiro con l'arco. Un bacio. Maya Sallyway? Sono io. Questo è per lei. Programma che ti ho inviato dovresti riuscire a formattarlo. Mm-hmm. Ok, a dopo. Grazie per i bei fiori. Meravigliosi. Un po' troppi, ma meravigliosi. Volevo ringraziarti per ieri. E poi cos'è? Un mazzetto di fiori dopo aver piantato un'intera foresta. E quindi ho superato il test? In fondo, due non appuntamenti andati abbastanza bene dovrebbero condurre a un vero appuntamento. Tu non credi? Esatto. Davvero? Questa non me l'aspettavo proprio. Allora, per una volta ti sorprendo io. Ah.
grazie per esserti fermata. Sai, potrei finire nei guai per averti negato la pausa. Prometto che non farò la spia. Te ne sono davvero grato. Ti lascerò uscire prima, vista la fedeltà. A me non dispiace affatto lavorare. Ti piace così tanto? È meglio che tornare in una casa vuota. Mia figlia è in campeggio, quindi sono da sola. È per questo che sei sempre la prima ad arrivare e l'ultima ad andartene? Beh, non è il solo motivo, in realtà. Io potrò anche non capire molto di tecnologia rispetto a qualche altro stagista, anzi, rispetto a tutti. Ma non significa che non mi piacerebbe avere un lavoro fisso qui. Beh, non è tanto importante essere un esperto di tecnologie, per quello basta un corso. Il punto è pensare in modo anticonvenzionale e correre dei rischi. Preferirei trovare una posizione più stabile per ora. Per questo la contabilità? Per questo e anche perché sogno da sempre di fare calcoli in completo anonimato. E qual è invece la verità? Me la cavo con i numeri e ho pensato di farne il mio lavoro. Già, giusto. E non hai dei sogni nascosti? Sì, o meglio, ne avevo uno. Volevo un insegnante privato per mia figlia, per girare il mondo con lei e andare dove sentivo di poter realizzare qualcosa di buono. Non è una cosa tanto assurda. Lo so, però servono molti soldi per fare certe cose. Io credo che il mio peggior problema sia dover correre sempre da una parte all'altra. A conti fatti io faccio due lavori. Sto finendo di studiare, cresco mia figlia, faccio la volontaria e la giornata non mi basta mai. Credo che tu non sia la sola a pensarla così. Perché è vero. A volte penso che dovrei contare il numero dei passi che faccio ogni maledetto giorno. Anzi, l'ho fatto quando mi hanno regalato un contapassi per scalare il Monte Whitney e... Dicevi del monte? Tutto ok? Sì, alla perfezione. Piuttosto, a te dispiace se prendo al volo la tua offerta e vado via un po' prima oggi? Sì. Cioè, no, non mi dispiace, va pure. Bene, grazie. Ci vediamo domani. Ok. Maya? Scusa, sarei voluta arrivare prima, ma oggi è giorno di inventario. Allora, cosa c'è? Un'app. Oh, ok, spara. Ho avuto un'idea, credo di essere arrivata a qualcosa di buono. Si chiamerà Passi a fin di bene. Carino. Dai, dimmi tutto. L'app conterà ogni singolo passo fatto quando si corre, si fanno escursioni, arrampicate, potenzialmente da milioni di persone. Poi i dati verranno elaborati da un server e il numero finale sarà usato per raccogliere fondi. E come? Ci sarebbero delle fondazioni che donerebbero soldi in base a ogni passo che fai. Magari un centesimo, mezzo centesimo, un quarto. Non importa quanto, perché è la somma che conta. Guarda qui. Per il sentiero del Pacific Crest si raccoglierebbero $14,000. Maya, è una cosa stupenda! Ho fatto diverse proiezioni e sembra che funzioni, ma credo che mi serva l'opinione di un esperto. Potresti chiedere, che so, al tipo che ha creato Talker? Colin mi sembra molto più adatto. Bene, allora parlane con lui. Penserebbe che me ne stia approfittando. E questo ti riporta Will? Allora, i destinatari sono coloro a cui piace correre e fare escursioni e vogliono raccogliere fondi mentre fanno ciò che amano. Piano di rendimento? Dunque, se vendessimo l'app a $2, ecco, ti faccio vedere. Guarda qui. Se il prezzo fosse $2, come vedi dai dati, già sarebbe un guadagno. Senti, tu credi che valga la pena proporla al Pitch Fest? Perché io non avevo intenzione di andare. No, io non la proporrei. Sì, giusto, è soltanto una bozza. Probabilmente è un'idea troppo ambiziosa. Chissà cosa pensavo. Ti ho fatto perdere tempo, scusa. Calma, respira. Io non la proporrei perché dovresti tenerla per te. E non perché è una brutta idea, ma perché è buona. Tu dici? È geniale. E funzionerebbe per due ragioni. La prima perché è un'idea solida e la seconda perché chi l'ha creata
ci ha messo passione. Puoi dirlo forte, ci credo davvero. Ma se la proponi al concorso, la società acquisirà l'idea. Tu ne perderai il controllo e avrai una miseria sui profitti. Non lo sapevo. Se invece la sviluppi per conto tuo, poi potrai farti avanti e venderla a noi. Tutela te stessa e i tuoi diritti. Infatti, come prima cosa ti chiederei l'esclusiva. Lo dici solo per essere gentile? No, no, io ho fiducia in te e forse dovresti averne anche tu. È il mio scoglio da sempre. Com'è possibile? Sei la persona più straordinaria che conosca. E insomma... Ascolta, sviluppa l'applicazione. Prepara una demo. Cercati un avvocato. Poi torna e noi la compreremo al prezzo che avrà sul mercato. E... questo discorso non è mai avvenuto. Ovvio. Nessuno deve saperne certo. Niente finché non d'accordo. Vorrai. Ti confesso che non ho qualcuno che si preoccupi di me da diverso tempo oramai. Quindi ti ringrazio. Te lo meriti. Grazie, Colin. Allora, vediamo cos'hai. Oh, che c'è? Vi dispiace se mi siedo? Sì. No, vieni. Che confusione. Non ce l'avevamo con lei per i pinguini. No, sentite. Maya poteva crearmi dei problemi di fronte a Colin se avesse voluto e non l'ha fatto. Ricordate quell'app per le commissioni in città? Era una sua idea. Stavo sprofondando di fronte al grande Will Martin, ero disperato e ho preso in prestito la sua idea. Quella era roba tua. È acqua passata. Quindi può piacermi ancora? Sì, perché no? Dunque, ragazzi, ho una proposta da farvi. Ho avuto un'idea per un'app, ma mi servite voi per programmi, codici e marketing. Perché non la proponi al Pitch Fest? Perché se dovessimo vincere, la Kidsmith ne acquisirebbe i diritti e io penso che sia un'idea troppo valida. Mentre collaborando, decideremmo noi a chi vendere. Collaborare invece di competere. Non ha senso in questo ambiente. Sembra tosba. Che vuol dire, scusa? Totalmente da sballo. Significa che va bene. Allora, qual è questa idea? Dunque, sentite. Allora? Sì, mi piace. Registrare i dati in tempo reale sarà complicato, ma credo di potercela fare. Dovrà essere intuitiva, in modo che tutti possano usarla. Sì, pubblicizzarla sarà importante, ma si venderà da sola, vedrai. Dovremo lavorare di notte e nei weekend. Ah, per me va bene, almeno i miei penseranno che ho finalmente una vita sociale. A noi. A noi. Complimenti. È davvero mostruoso oggi. Qualche pensiero? Te lo dirò, anche se non credo che farà nessuna differenza. Se è per la 2.0, ti ho detto di stare tranquillo. Non è per il lavoro, è per Maya. Cos'ha Maya? È in gamba. Simpatica. Ci sto bene insieme. Come con tutte quelle che hai lasciato sulla tua scia. La mia scia? Sappiamo entrambi che tu vai in picchiata, le fai vacillare, tutto va alla grande finché dura, cosa che si aggira intorno alle 2-3 settimane. E forse per qualcuna di loro va anche bene, ma credo che tu sia fuori strada con Maya. Scusa, ma non riesco proprio a ricordare quando ho chiesto il tuo parere sulle mie relazioni. Oh, ma certo. Mai. È una mia stagista e ho tutto il diritto di essere in pensiero. Oh. È sicuro che non sia niente di più di una stagista per te, Colin? Insomma, ho notato come la guardi e sembri più geloso che in pensiero. Voglio solo tutelarla. Senti, perché non ti limiti alla tua specialità? Fare i conti. E resta fuori dalla mia vita.
Ciao. Ci siamo. Bene, avete tutto quello che vi serve. Grandioso, grazie. Grazie. Forza. All'opera. Si comincia. Baby, don't ever wanna change. No, I won't change. I'm feeling good. Blue skies on my mind. Blue skies on my mind. Yeah. I'm feeling good. Now everything feels so good, so ci siamo. Maya, a te l'onore. Ragazzi, vi presento il nostro prototipo di passi a fin di bene. Ce l'abbiamo fatta! Sì, siamo grandi. Allora, che ne dici? Non è il miglior hamburger della città? È strepitoso. Non so perché non ci sia venuta prima. L'ho scoperto con Colin in questo posto quando iniziavamo a sviluppare Talker. Venivamo qui ogni tanto per un hamburger e scambiarci le idee. Dimmi, come vi siete incontrati? Oh, sì, ci ha presentati un gestore che si occupa di fondi speculativi che conoscevamo entrambi. E siamo sempre stati una buona squadra. Almeno fino a ora. Mi piace Colin. Nel senso che è un ottimo capo. E sai, è un po' strano quando non si ha una visione completa. Insomma, non mi fraintendere. Colin è fondamentalmente un bravo ragazzo, solo che non credo che lui capisca davvero il mio lavoro e il mio modo di operare. È sempre così preso dai suoi numeri e dal voler mandare avanti l'azienda che non credo tenga molto a... Tutto ok? Sì. Torno subito. Wow. Che maldestra. Vuoi che ne ordiniamo un'altra? No, meglio non sfidare la sorte. Allora, al Peach Fest tu proporrai qualcosa? Chi, io? No. Peccato. Piacere di vederla. Piacere è tutto mio. Piacere. Salve. Beh, non so, forse... Salve, gente! Vorrei ringraziarvi per essere qui come ogni estate per il nostro Peach Fest. Bravi! Bravi! Come mai così cupo? È una splendida giornata, c'è uno splendido pubblico.
Per essere uno che sta per annunciare che non abbiamo niente, sembri terribilmente sicuro di te. Chi dice che non abbiamo niente? E senza ulteriori indugi, vorrei presentarvi il nostro temerario leader, Will Martin! Sì! Oh, ecco, bravo, scusa. Bravo. Bravo! Grazie. Bene, è un piacere vedervi. Talker ha offerto un nuovo modo di comunicare a tutti noi. E ora è il momento di salire di livello. Nella nuova versione che abbiamo quasi ultimato, quanto noi... esattamente? Andiamo, quanto ci vuole ancora? Che sta succedendo? Sì, giusto! Sarò onesto. Temo di aver parlato troppo presto, me ne rendo conto. Ero stato avvisato che le aspettative erano davvero alte. Ma credevo di farcela. La verità è che è ancora in lavorazione. Ma attenzione, vi prego, chi dice che non abbiamo qualcos'altro in serbo per voi? Abbiamo una nuovissima proposta, prossima ad essere lanciata, anche se rappresenta una novità per noi. L'idea è sbocciata nel nostro incubatore di progetti e riconosco con franchezza che non avevo colto il suo potenziale fino a qualche giorno fa, ma si può fare del bene a noi e agli altri nello stesso tempo. E sarà possibile con passi a fin di bene. Maya, sei stata tu? No, non gliel'ho detto. Il nostro target sono gli sportivi all'aria aperta. Un algoritmo calcola la somma dei passi compiuti durante una corsa o un'escursione. E poi li collega con il tipo di donazione scelta. Dollaro dopo dollaro, passo dopo passo. È chiaro che tutti amiamo guadagnare, ma ci piace anche condividerlo in parte con coloro che ne hanno più bisogno. Quindi, senza altri indugi, vorrei chiamare sul palco niente di meno che una delle nostre stagiste, la creatrice di questa app, Maya Sullivan. Sì, brava! Vieni sul palco, Maya! Sì, Maya sta scoprendo con voi di aver vinto. Era una sorpresa che volevamo farle. Che cosa stai facendo? Festeggiamo la bella idea. Devi solo sorridere e dire grazie, niente di più. Bene, c'è un'altra notizia. In occasione del rilascio della nuova app, ho deciso di rilevare un'ampia zona boschiva di oltre 1000 acri che correva il rischio di essere rasa al suolo dai costruttori edili. Ho già donato l'intera area alla Lega Ambientale della Pacific Northwest, che a sua volta ha deciso di unirsi a noi come primissima organizzazione benefica partner di Passi a Fin di Bene. Bene, bene, ora che la parte noiosa è terminata, inizia la festa! Non sapevo che aveva una sorpresa. Ve lo giuro, ragazzi, non sono stata io a dargli la nostra app. E come l'ha avuta? Noi non siamo state. Non ne ho idea. Le uniche persone con cui ne ho parlato sono state la mia migliore amica Chantal e Colin. Non ti aspetterai che ti crediamo, vero? In ogni caso, Maya, ci hai tradito. Non so cosa dire. L'avrà avuta da Colin. Non importa, ormai con noi è chiuso. Grazie, grazie mille. Mi fa piacere, molto gentile. Comunque, sì, questa è una cosa di cui sicuramente io e Colin dobbiamo parlare. In realtà ci avevamo già pensato anche noi e credo che si possa fare. Basterà soltanto trovare... Devo parlarti, adesso. Vi dispiace darmi un minuto? Fa pure. È in gamba, che ti dicevo? Ma ti rendi conto? Hai rubato la mia idea. Passi a fin di bene, non è cosa tua. Sì, ma tu... lavori per me, quindi tecnicamente ho l'esclusiva su tutto quello che fai. Il mio è solo uno stage gratuito. Senti, la gente farebbe di tutto per farci realizzare le loro idee. Insomma, non crederai di poterlo fare da solo. Sì, invece. Anzi, l'ho fatto con il mio... Ascolta, gruppo. Hai avuto una grande idea. E noi la renderemo realtà e ci sarà il tuo nome lì sopra. Oh, sei generoso a mettere il mio nome sulla mia idea. Sarai ben ricompensata. Parlerò io con gli investitori e farò in modo che approvino un paio di condizioni a tuo favore. Mi dispiace, non capisco perché te la prendi tanto. Io essenzialmente lo sto facendo per te. No, tu l'hai fatto per te. E il bosco che ho salvato, allora? Non crederai che questo compensi le tue azioni. È stato Colin, non è vero? Sono così frastornata, perché qualche settimana fa mi aveva detto di tenere la cosa per me e svilupparla per conto mio. Vedi, è stato Colin a dirmi
di presentare a tutti la novità. Sul serio? E io l'ho fatto. Ti avevo avvisata che gli affari per lui hanno la priorità. In tal caso, non so perché non lo ritieni un buon socio, perché a me sembrate fatti l'uno per l'altro. Maya! Sì, hai ragione. Anche a me all'inizio sembrava inutile. Non capisco perché hai dato la tua app a Will. Sei un ladro. Di che cosa stai parlando, Maya? Me ne vado. E invece ora non posso farlo a meno. Non dirlo a me. Non so dire chi sia peggio, Colin o Will. È una bella sfida. Immagino che uno come Will Martin sia troppo bello per essere vero. Oh sì, l'apparenza inganna. Chi mi ha davvero sorpreso è stato Colin, comunque. Sicura che ritirarti sia stata la cosa giusta da fare? Non rischi di dover ripetere il corso? Non importa. Non era il posto giusto per me. Maya. Quando contavi di dirmi che la tua stagista aveva avuto un'idea che poteva salvare la Kidsmith? L'idea non era nostra, era sua. E tu le hai detto di tenersela stretta. Ma tanto l'hai convinta a cedertela comunque. Non l'ha ceduta. L'iniziativa è stata mia. Se Maya non ha proposto la sua app alla competizione, tu come l'hai avuta? L'ho presa dal suo telefono. Davvero meschino. Non era un buon momento per me. Quindi Maya non ha mai sottoscritto la domanda o la rinuncia e a livello legale non c'è niente di tuo. E tu sei ancora al punto di partenza. Non importa. L'aspetto legale lo risolveremo. Sbaglio è la voce di Addison Sullivan? Oh, santo cielo! Mamma! Oh, tesoro! Non ci crederai mai! Sono arrivata prima alla gara di canoa! Ci credo come! So che sei bravissima! Dovremo provare sul fiume Cedar. Sarebbe fantastico! Che dici, andiamo? Mi mancherà, sai? Potresti tornare. Davvero? Vedremo. Facciamo le valigie, vieni. Sono contenta. Come sta Chantal? Bene. E il tuo studio? Meno bene. Come mai? Ho avuto qualche difficoltà nello stage e ho dovuto interromperlo prima. Quando io volevo lasciare il campeggio, tu mi hai detto di resistere. Non è la stessa cosa. Cioè? D'accordo, non è molto diverso, ma non ha importanza perché ripeterò il corso. Ma ti eri impegnata così tanto per superarlo. Non puoi mollare così. Non so cosa farò. Ma tu non devi preoccuparti. Andiamo. Disturbiamo. Allora, che succede?
siamo venuti per riportarti le tue cose. Grazie. E anche per parlarti di persona. Avanti, Ricky. Dunque, ho ripensato a lungo a tutto quanto e non riuscivo a credere che ci avessi imbrogliato, così ho fatto delle indagini. Ho scoperto come Will ha avuto l'app. È stato Colin. No, è stato Will. L'ha presa dal messaggio che ti avevo mandato, quello con il prototipo. Io non capisco. Fidati, ora non posso rivelarti come sono riuscito a entrare nel telefono, ma l'ho fatto e era lì. L'ha presa dal tuo telefono. Vuoi che lo manometta e cancelli tutti i suoi contatti? Magari è solo il mio. È incredibile, sto rischiando di farmi bocciare per questa storia. Beh, questo è da vedere. Senta, lo so che può sembrare che mi sia fermata a un passo dalla fine, ma la prego, lasci che le mostri prima una cosa. Si chiama Passi a fin di bene. Ecco, vede, ho realizzato io questo prototipo. Ho sviluppato i dettagli di costo e ho messo su una mia squadra. Pensi che il mio capo, cioè il mio ex capo, ha detto che è un'idea grandiosa, quindi magari non dovrò per forza ripetere il corso. Mi dispiace, Maya. Non posso promuoverti se prima non finisci il tuo stage. Perché hai rinunciato? Diciamo per questioni personali, più che per motivi di lavoro. Anzi, in realtà anche per quelli. Potevi venire da me. Non fa niente. Senta, io penso che quello che importi è che ho imparato molto, ho lavorato duro e ho creato qualcosa di veramente valido. Io ti credo, cara. E vorrei poter fare di più per te, ma non ho l'autorità per cambiare le condizioni dello stage. Sì, lo so. Quindi ci rivedremo al prossimo semestre. Colin. Maya. Non pensavo Di vedermi qui. Già. Non ti aspettavo. Cosa ci fai qui? Ho approvato il tuo stage e ho voluto portare i documenti di persona per assicurarmi che venissi promossa. Grazie. È un gesto davvero, davvero gentile da parte tua, dopo il modo in cui ti ho trattato. Ti ho accusato di furto e quindi... No, mi hai proprio dato del ladro. Ma quello era Will, non ero io, credimi. Ho fatto come te e anch'io ora sono fuori dalla Kidsmith. Perché? Perché non intendo più collaborare con persone come Will. E poi non ero più felice. E tu mi hai aperto gli occhi. Non so proprio come possa averlo fatto. Ti ho osservata. Hai una grande integrità morale, Maya. E io ti ammiro. Ed è questo che cercherò nella mia nuova vita. Quindi cosa farai? Spero di trovare una nuova startup. Intendo qualcosa che abbia senso, capisci? Tipo Passi a fin di bene. La tua è una proposta Voglio di lavoro? Voglio investire per primo nella tua idea. Ho buona esperienza e sono piuttosto capace. Non è rischioso. Io non penso. Non quando credi in una persona come io credo in te. Non so che cosa dire. Ho capito dal primo istante che tu non eri fatta per stare lì, ma il tuo posto potrebbe essere
accanto a me. Tu che ne dici della mia proposta? Telescope.